cosa significa acqua per voi? E questo sacerdote le ha detto, per noi acqua significa battesimo. Lui ha cominciato il suo cammino, è diventato cattolico, si è convertito e si è battezzato e poi ha fatto anche il centro di Medjugorje, dove a Inghilterra, quando noi andiamo qualche volta, sappiamo dove c'è sempre posto, c'è da Bernard, che ormai adesso è cristiano, è fiero di essere cristiano, e quando parla con giudei dice, a voi manca la Madonna, manca Gesù, Gesù che è risorto, e comincia a predicare. Io mi ricordo che una volta eravamo in un posto, in quei negozi grandi, Marks e Spencer, come si chiamano, e lui ha cominciato a prendere come si chiama, che serve, che vende nel negozio, e lui ha cominciato a dire, ma tu sai chi è questa qua? E questa tutta serve, no, questa è la Maria veggente di Medjugorje, che la Madonna le appare, e lui così dappertutto. Lui parla che lui è convertito, attacca con uno, con altro, nel ristorante, con cameriere. Una volta io mi ricordo nell'aeroporto che lui diceva, si è chiuso la gate, come si chiama, la cancello, e lui dice, ma tu non sai chi sono io, alla stewardessa. E lei dice, no, io sono Bernard Ellis, per favore aprimi il cancello, devo entrare nell'aereo. È un uomo molto deciso. Gli hanno aperto cancello, lo hanno lasciato nell'aereo, perché è un uomo così convinto, ma così gioioso, che io tante volte dico, la Madonna quando sceglie qualcuno, sceglie bene, diciamo. Andiamo con altre domande. Sì. Purtroppo abbiamo i tempi stretti, e io ti condenso due domande, che sono, è l'ultima domanda, però condensata in due. Uno, se tu te la senti, perché Miriana ha già parlato di 10 segreti, questa mattina ha parlato di 10 segreti, ha detto quello che si può dire, perché se sono segreti non li ha svelati naturalmente, e però non ha voluto parlare dell'esperienza che alcuni di voi hanno fatto dell'inferno, paradiso e purgatorio. Se tu te la senti, per noi sarebbe arricchente che ci racconti qualcosa. E la seconda cosa, dopo aver raccontato questo, se ci dici la sintesi del messaggio più importante che la Madonna vuole portare a Medjugorje, a noi. Sì, su segreti c'è poco da dire, segreti sono segreti, e io penso che è più bello parlare di paradiso, purgatorio e inferno, perché la Madonna ci ha mostrato a tutti noi di vedere paradiso, purgatorio e inferno. A Jakov e Witzka un pomeriggio la Madonna è apparsa e ha detto che li portava con sé, e loro pensavano che morivano. E ha detto, Jakov ha detto alla Madonna, la Madonnina mia, prendi Witzka perché loro sono 8 figli. Io sono figlio unico, pensando alla sua mamma. E la Madonna ha sorriso e ha detto che li portava con lei. E quando loro raccontano che la Madonna... Witzka sempre dice, la Madonna mi ha preso nella parte destra o sinistra, non mi ricordo, e li ha portato verso su, e hanno cominciato a vedere le case che diventavano sempre più piccole. Poi sono andati in mezzo alle nuvole, a un certo momento hanno trovato questo grande spazio che era paradiso, e la Madonna le ha detto che in paradiso ci sono le persone che hanno cercato di vivere la santità, la volontà di Dio, 10 comandamenti, hanno cercato di essere le persone migliori, migliori come persone, come quello che rappresentano, la mamma, papà, sacerdote, suora, non lo so, sindaco o chissà cos'altro. E queste persone hanno cercato sempre di vivere volontà di Dio, vivere quello che è amore, quello che... Anche noi tante volte diciamo si salveranno anche buddisti, induisti, musulmani, ortodossi o non lo so, altre fedi. La Madonna sempre ci chiama. Io mi ricordo già i primi giorni è stata una guarigione di un bambino musulmano. E questo bambino, la sua mamma pregava. E
questo bambino era handicappato e guarito, era uno dei primi segni a Medjugorje. Dopo quello di quel vecchietto che aveva cataratta, che si chiamava Giuseppe, che questo Giuseppe doveva essere operato, ma le hanno detto che ha cuore, che era traballante, e le hanno detto che non poteva essere operato. La sua sposina, ormai di 80 anni, è andata sulla collina dell'Apparizione e ha preso un po' di erba e un po' di terra e ha fatto, come Gesù ha fatto con quella, e ha fatto un miscuglio e li ha messo su occhi, e le sue cataratte sono cadute. E lui aveva già 80 anni. Lui è stato un miracolo, sono andata anch'io a vederlo, perché era uno dei primi miracoli. E lui andava, diceva, io non posso fare le scale su, non potevo fare scale su e giù, ero in casa ormai come un prigioniero. Adesso vedo. E tutte le persone che arrivavano, lui andava fuori casa, faceva le scale, su e giù, su e giù. Ha fatto per 10 anni, su e giù, e poi è andato in paradiso. E così io penso che lui è andato in paradiso. Perché è stato un miracolo, ma tante volte il miracolo non è anche... Vorrei dire che nel paradiso c'è libertà, anche qua sulla terra c'è libertà. La Madonna ci ha detto, con la libertà che Dio vi ha dato, voi scegliete, bene o male. Loro hanno scelto bene, hanno costruito bene, hanno lavorato per bene e sono andati in paradiso. Poi la Madonna ci ha mostrato purgatorio, non abbiamo visto le persone, ma abbiamo sentito le grida. Abbiamo visto come nebbia, come nuvole, e queste persone chiedevano le nostre preghiere. E abbiamo capito, come la Madonna ci ha detto, che queste persone erano incerte. Un momento credevano che Dio c'è, altro momento no. E a un certo momento sono andate in purgatorio. Noi abbiamo pensato all'inizio che chi è nel purgatorio, e c'è sofferenza, c'è il dolore. Invece abbiamo capito che dolore non è tanto quel dolore che io prendo bastone e te picchio, ma dolore di mancanza di Dio, perché loro sanno che Dio c'è. Perché qua siamo indifferenti, possiamo dire credo, non credo, ma loro credono, nel loro cuore c'è certezza che Dio c'è, che il paradiso c'è, e sono andati nel purgatorio. E come si dice, purgano per arrivare in cielo, in paradiso. E arrivo. E poi la Madonna ci ha mostrato inferno. E la Madonna ha detto a Jacob e Miriam e Ivan Witzka, sono andati fisicamente, così hanno camminato con la Madonna, tenendo la Madonna per la mano. E hanno visto a modo speciale una ragazza bella che era nel centro dell'inferno, questo grande fuoco, che ha preso questa ragazza, l'ha trasformato, è diventata come una bestia. E la Madonna ci ha detto che Dio ci ha dato libertà, che nella libertà noi scegliamo bene e male. Noi sappiamo che anche oggi noi abbiamo incontrato le persone che hanno consacrato la loro vita a Satana. Sappiamo nella libertà di ognuno di noi può scegliere bene, male. Questi hanno scelto male, vivono nel male, lavorano per male, come noi lavoriamo per bene. E questa chiarezza per noi è ormai chiarezza così forte che abbiamo desiderio di trasmetterlo per dire non soltanto che la vita è quello che ho detto prima, che la nostra vita è quei 10, 20, 30, 40, 80, 120 massimo, non lo so, auguro. Ma abbiamo eternità davanti. E quello che io penso che la Madonna attraverso la sua presenza proprio vuole dire, attraverso questo messaggio che la Madonna ci ha dato a Medjugorje, convertiti. Non ha detto diventa cattolico. Ma io penso che ognuno di noi con la, come si chiama, come Sant'Agostino che diceva, ama e fai quello che vuoi,
Ma uno che ama non uccide. Uno che ama riscopre Dio come amore. Io dico, un musulmano, se conosce Dio amore, a quel punto non si ammazza, non si fa esplodere, non fa kamikaze. E io penso che quando dicono che la nostra Europa è una Europa che con le radici cristiane, io dico ormai Europa è con le radici pagane, perché quando guardiamo, non lo so, popolo italiano,